Il successivo è Adas. Siamo E vengo di venga, partenza, vieni no? qui da me. Ragazza, perfetto, venite qui. Allora, sono Ines Saletti, buongiorno a tutti, presidente dell'Adas Fidas di Parma, che è l'associazione donatori di sangue. Noi faremo per il secondo anno consecutivo una donazione tutta femminile, mercoledì 8 marzo alle ore 8, dalle ore 8 alle ore 9, presso il centro trasfusionale. Ospiteremo tutte le donne che vorranno donare sangue in quella giornata. Offriremo, grazie all'aiuto di Kit, una visita gratuita al seno per prevenire appunto il tumore del seno. Si arricchisce ulteriormente quest'anno l'iniziativa perché ospiteremo anche la Polizia di Stato nella figura della dottoressa Ippolito, che è la dirigente della squadra delle volanti della Questura di Parma, che verrà a parlare del progetto che stanno in questo periodo che stanno portando nelle piazze, che si chiama Questo non è amore, dove illustreranno quello che può fare una donna che subisce violenza. Per noi è un continuare ad allargare questa rete di collaborazioni che abbiamo sul territorio, che per noi è fondamentale. L'anno scorso abbiamo avuto ospiti la squadra del Parma Calcio 1913, la squadra femminile, che hanno effettuato la visita di unità. Quest'anno torneranno per aiutarci a divulgare questi due messaggi: la prevenzione del tumore al seno e le informazioni in relazione alle donne. Per cui passo la parola. Noi abbiamo Parma, sono del Parma Calcio Femminile, abbiamo aderito. Nome e cognome? A Cristina Romanini, del Parma Calcio Femminile, abbiamo aderito come l'anno scorso, non dico in massa perché noi non siamo professioniste, quindi lavoriamo Brava, praticamente tutte. queste donne. È il nostro volontariato allo stato puro, siamo Parma, siamo volontarie. E abbiamo aderito, saremo circa una decina e ci sottoponiamo volentieri alla visita senologica, perché prima di calciatrici siamo comunque donne, e anche se le mie compagne di squadra sono molto più giovani di me, e quindi in un'età in cui ancora non ci si pensa, abbiamo pensato di fare proprio leva sulla prevenzione anche a partire già dai 15, 16 o 18 anni, e verranno due ragazzine di 15 e 16 anni, quindi saranno presenti. Qualcheduna magari facciamo fare ancora dei diciottenni Bravo, vedo che sei preparato per un'altra visita di idoneità Stavo dicendo, prima dei 18 anni mi è prevenuto dicendo. quando dopo 18 anni faremo fare qualche visita di idoneità per diventare donatrici anche di Grazie, sangue. grazie Benissimo. mille. Grazie mille.